L'attrazione sessuale è un altro degli istinti primordiali sul quale stiamo perdendo il controllo e che nella società moderna svolge un ruolo quasi completamente trasfigurato rispetto a quello per cui lo abbiamo sviluppato. In un'ottica evoluzionistica potremmo affermare che l'istinto di ogni essere umano sia quello di preservare i propri geni e garantire la sopravvivenza della specie attraverso la procreazione. Tale istinto viene ulteriormente incentivato dal fatto che l'atto procreativo, ovvero quello sessuale, sia correlato anche a un piacere di tipo edonico, nel maschio così come nella femmina. Cosa è successo? Però che l'uomo, a differenza dell'animale, ha preso coscienza di sé ed è diventato anche in grado di controllare i propri istinti, i quali dunque non sono più controllati solamente dalle leggi della natura, ma sono socialmente e moralmente normati. In altre parole, abbiamo creato un sistema di regole, scritte e non, che stabiliscono quanto e quando possiamo abbandonarci agli istinti e quando invece no. Per esempio, se vediamo una ragazza attraente camminare per strada, istintivamente potremmo provare il desiderio di avere una relazione sessuale con lei, che potenzialmente potrebbe avvenire anche lì, in quell'esatto momento. Eppure non ci passa nemmeno per la testa di farlo, poiché appunto siamo frenati da tutta una serie di norme sociali e morali. Ovviamente, ci tengo a precisarlo, lo stesso identico discorso vale anche l'opposto, ovvero per la donna nei confronti dell'uomo. All'interno di questo sistema di norme, l'attività sessuale ha assunto quasi totalmente una connotazione puramente edonica, ovvero svincolata dalla propria funzione riproduttrice. Non per tutti ovviamente, ma per la stragrande maggioranza degli individui. Sono nati dunque i contraccettivi ed il sesso è diventato un'attività potenzialmente quotidiana, senza che questo comporti necessariamente una procreazione incontrollata. Tutto questo ha portato a dei pro, ma anche dei contro. I vantaggi sono evidenti e supportati da tutta una serie di ricerche scientifiche che dimostrano come una vita sessuale soddisfacente abbia tutta una serie di effetti positivi a livello psicofisico. D'altra parte però il sesso idonico ha creato anche tutta una serie di problemi ad esso legati. Il primo genera dipendenza. Come ogni cosa che conferisce sensazioni positive e piacevoli, anche il sesso può diventare una costrizione della quale non si riesce più a farne meno. Le problematiche sono sovrapponibili a quelle che riguardano le dipendenze da sostanze: l'astinenza, l'abuso, la perdita di interesse per altre attività, la perdita di concentrazione, eccetera, eccetera. In genere, più si prova piacere sessuale e più se ne sente il bisogno. Questo sia che si abbia un partner, sia che non lo si abbia. In questo secondo caso, il rischio è quello della masturbazione compulsiva e della dipendenza dei porno. E proprio i porno ci portano al secondo grande problema legato al sesso idonico, ovvero all'oggettivazione e alla deumanizzazione del partner. Sì, perché se l'attività sessuale diventa finalizzata esclusivamente al godimento, può capitare che il partner venga derubricato a semplice oggetto di piacere, fino al punto che non vengano più attribuite a lui o a lei delle caratteristiche umane. È proprio questa la rappresentazione dell'attività sessuale che molto spesso viene trasmessa dal materiale pornografico. E se il partner non viene più riconosciuto come essere umano, allora anche la violenza diventa lecita. E qui ci ricolleghiamo a quello che forse è il più grande problema legato al sesso idonico, ovvero la sua connessione con il potere, sotto almeno due punti di vista. Il primo è il potere inteso come controllo e sottomissione del partner, culturalmente più spesso l'uomo nei confronti della donna. Questo significa che il maschio solitamente trae più piacere nel momento in cui si sente in una posizione dominante rispetto alla donna, mentre la donna trae più piacere nel momento in cui si sente appunto dominata. Tale dinamica è moralmente riconosciuta e accettata anche a livello sociale, e giudicata da entrambi i sessi come completamente normale all'interno di un rapporto sessuale, ma può portare anche delle estremizzazioni per cui il partner arriva ad esercitare della vera e propria violenza nei confronti dell'altro, estendendo il proprio bisogno di controllo ben oltre all'atto sessuale in sé. Pensiamo per esempio al grande numero di femminicidi o omicidi passionali come vengono chiamati. L'uomo non accetta che la compagna possa decidere di lasciarlo e trovarsi un nuovo partner e per evitare la sofferenza di una tale umiliazione arriva a compiere anche gesti folli e estremi. E questo ci porta al punto chiave del video, ovvero alla seconda forma di espressione del potere sessuale, che in questo caso si svincola anche dall'elemento edonico, ma diventa importante in quanto determina lo status sociale. Ciò che conta allora non diventa più fare sesso per provare piacere, ma diventa quello di fare sesso perché ciò garantisce una migliore percezione da parte degli altri. Questo comporta il fatto che chi non riesce a fare sesso per qualsiasi motivo avrà un riscontro negativo anche sulla propria identità sociale. Come detto anche più volte nei vari video caricati sul canale, essere apprezzati dagli altri è un bisogno innato perché parte della nostra identità, ovvero di come noi ci percepiamo, dipende anche da come ci sentiamo percepiti dagli altri. Per quanti sforzi potremo fare, da questo meccanismo non si scappa mai del tutto. Dunque, chi non riesce a fare sesso si sentirà spesso sotto pressione, talvolta schiacciato anche da un forte senso di fallimento e con un forte impatto anche sul proprio umore. Pensiamo per esempio al fenomeno degli incel, termine gergale coniato a partire dalle parole involuntary celibate,
traducibile in italiano come celibe involontario, ovvero di colui che vorrebbe avere un partner sessuale, ma non riesce soprattutto a causa della propria insicurezza legata all'aspetto fisico. Si tratta di un fenomeno sociale in grande crescita, composto soprattutto da maschi eterosessuali, per la maggior parte vergini, che arrivano a sviluppare anche un forte senso di rancore e di odio nei confronti delle donne, accusate di essere attratte solamente da un certo tipo di uomini con determinate caratteristiche sociali, per esempio ricchi, fisiche, per esempio muscolosi, e psicologiche, per esempio persone decise e con un forte carattere. Sono stati riportati anche dei casi di cronaca dove dei sedicenti incel sono arrivati ad esercitare violenza nei confronti delle donne e in generale delle altre persone, sfogando così la propria frustrazione. Ci ha fatto un servizio anche il programma Rai Nemo e vi lascio il link in descrizione. Questa inibizione che tendenzialmente i maschi provano nel genere femminile può arrivare anche a livelli estremi. Infatti gli incel si sono autoclassificati in tre livelli di gravità: i virgin, ovvero coloro che non hanno mai fatto sesso, i kissless virgin, ovvero coloro che non hanno mai fatto sesso e non hanno mai baciato, e i kissless hugless virgin, ovvero coloro che non hanno mai fatto sesso, non hanno mai baciato e non hanno nemmeno mai abbracciato una donna. Le cause di questo fenomeno sono ancora una volta di origine sociale. Il matrimonio romantico esiste solo da pochi anni in realtà. Prima i matrimoni erano per la maggior parte combinati e le donne venivano utilizzate dalle famiglie sostanzialmente come merce di scambio. Questo comportava che gli uomini, belli o brutti, simpatici o antipatici, abili o impacciati, quasi sempre riuscivano comunque ad avere una partner con la quale avere rapporti sessuali. Oggi la donna, giustamente, ha acquisito maggiore indipendenza ed emancipazione e può dunque selezionare in completa autonomia i propri partner sessuali. Ciò di riflesso ha comportato che sempre più uomini rispetto al passato si troveranno per proprie mancanze a essere in difficoltà ad avere rapporti sessuali. Quindi, per quanto detto precedentemente circa lo status che il sesso conferisce nella società moderna, si troveranno in una condizione di forte stress e insoddisfazione. Sebbene gli incel attribuiscano la loro difficoltà nel trovare dei partner sessuali spesso a fattori esterni, fuori dal loro controllo, come per esempio il volere delle donne oppure la propria scarsa attraenza fisica, nella quasi totalità dei casi il problema è quasi sempre psicologico e legato in particolare ad una bassa autostima. Ecco qua che arriviamo agli hikikomori. Esatto, perché per caratteristiche anagrafiche e psicologiche io credo che esista una sovrapposizione tra i due fenomeni. Ovvero è facile ipotizzare che tra gli incel vi siano anche molti hikikomori. Abbiamo sempre detto che il fenomeno dell'isolamento sociale volontario è determinato da una combinazione di fattori temperamentali e ambientali. Tra quelli temperamentali rientra sicuramente una scarsa autostima, soprattutto legata all'aspetto fisico, e una forte inibizione nei rapporti interpersonali. Tra quelli ambientali, invece, la causa madre può essere identificata in una fortissima competitività sociale e di conseguenza ad una crescente pressione di realizzazione personale. Ecco, all'interno di queste pressioni, insieme a quelle scolastiche, lavorative, eccetera, io credo che rientrino fortemente anche le pressioni di natura sessuale. L'essere vergini è forse uno dei più grandi marchi di infamia nella società moderna, soprattutto per gli uomini, e lo stigma sociale ad esso collegato può risultare talmente forte a spingere un individuo alla scelta di isolarsi pur di non doverne rendere conto. Dietro alla crescente importanza assunta dal sesso nelle dinamiche sociali vi sono sicuramente anche i media, i quali spesso trasmettono una visione distorta e idealizzata dei rapporti di coppia. Pensiamo per esempio ai tantissimi film romantici, oppure alle serie TV dove il rapporto tra i personaggi ruota quasi esclusivamente attorno alla componente sessuale. E poi, dall'altra parte, ci sono, come detto, i porno, che asciugano l'atto da qualsiasi componente emotiva, rendendolo più meccanico e spostando completamente il focus sulla performance. Non a caso stanno aumentando enormemente i problemi legati all'ansia da prestazione, nell'uomo ma anche nella donna. Come detto anche nel video precedente sulla scuola, che vi lascio in descrizione, la nostra educazione sessuale oggi è quasi completamente demandata a questi mezzi, poiché l'istruzione pubblica e i genitori raramente se ne fanno carico. Infatti, nonostante l'enorme peso assunto a vari livelli dal sesso nella società contemporanea, rimane spesso un tabù di cui si fa fatica a parlarne apertamente e senza autocensure. Tutto ciò comporta una serie di problematiche psicologiche devastanti che solo in parte sono riuscito ad accennare in questo video. Spero comunque di essere riuscito a darvi qualche spunto di riflessione utile. Prima di chiudere il video voglio però aggiungere un'ultima cosa sul tema hikikomori e sesso. È intuitivo che l'isolamento possa da una parte favorire lo sviluppo di una masturbazione compulsiva, come tentativo di sfogare i propri istinti sessuali. Però capita spesso anche che gli hikikomori perdano quasi completamente la libido e diventino sostanzialmente disinteressati al piacere sessuale. Questo soprattutto quando all'isolamento si aggiungono componenti apatiche e depressive.
Insomma, ancora una volta dipende da caso a caso e non è facile generalizzare. Quello che però rimane quasi sempre in tutti i casi è appunto la pressione sessuale. Come detto, svincolata, indipendente dalla voglia di provare piacere sessuale, ma una pressione psicologica determinata da un deficit di esperienze maturate in tale ambito. Ditemi cosa ne pensate nei commenti e grazie, ci vediamo al prossimo video.